Appendere al muro Aquilotti d'Artosca numero 1, campioni! E c'ha il pipino. Oh mio Dio, sei un uomo? Un'arma da fuoco! Occhio che non mi spari, porca la miseria! Signore, mi ha dato veramente due visti di entrata, ma allora sei stupido! Morte d'Artosca! Ah! Mi hanno dato una bomba! Marcellina! Marcellina, questa foto... c'è qualcosa che non va, Io non so quanto sopravvivo, ma a te non importa! Vada via, signora, per favore. Spero che tu mai finisci a posto mio. Signora, i soldi! Datemi coso, prendi l'arma, prendi l'arma. Ok, ce l'abbiamo e... Salve a tutti, io sono DronGamer e bentornati su Papers, Please 2023 Edition. Signori, non so quando uscirà questo video, è il secondo video di Papers, Please che sto registrando quest'oggi. Quindi intanto ne approfitto per augurarvi buon anno. Potrebbe uscire il 31, l'1, il 2, non ne ho la più pallida idea, perché pure io mi voglio prendere un paio di giorni di tranquillità e di relax. Relax per davvero, perché a Natale in realtà ho fatto una marea di cose in casa, ma insomma ci siamo capiti. E questa volta ho controllato, la batteria del mouse è carica, quindi... evitiamo gaffe incredibili come nella intro dello scorso episodio. Tuttavia sono curioso di scoprire cosa accadrà quest'oggi al signor Telonoski, che ridendo e arrestando siamo arrivati al giorno 13. Siamo più o meno a metà della nostra campagna. Nuova direzione per il Ministero dell'Accoglienza. Promesse procedure più stringenti alle frontiere. Un'altra bomba sfugge alla sorveglianza. Che poi sta storia delle bombe è un po' una fregatura, perché di solito possiamo controllare il loro peso, ma la tizia mi tipo dimagrita prima, così il peso sulla carta d'identità combaciava. 5 dicembre 1982, che poi la storia del peso è un po' una cazzata, se io nel frattempo ho magnato e sono grassato. Ad ogni modo, mettiamo via tutti i documenti dell'EZIC. Ah già, è vero, gli ingegneri. Ispettore, il nuovo direttore insoddisfatto del livello di indagine sugli stranieri. Non è colpa mia, io ho fatto tutto giusto fino adesso. Anche volendolo sapete molto bene che non posso barare, perché il tizio che mi consegna le targhette ci dice esattamente quanti errori ho fatto, quindi è imbarabile sto gioco. Imbarabile è un termine orribile, ma vabbè, dettagli. Dalla data odierna ogni richiedente straniero dovrà esibire un identificativo supplementare indicante peso, altezza e aspetto fisico. Yay, altri documenti. Il capitolo documenti del regolamento è stato aggiornato di conseguenza. Gloria d'Arstorska. Ok, Lonino, ce la possiamo fare, avanti, abbi fiducia nelle tue abilità di ubriacone del baretto. Scopo di viaggio, io transito. Questo è il nuovo identificativo. Vengo solo due giorni. All'anima, signora. Capelli cortissimi, 49 kg, 1,71. Carol Ciacco, perfetto, i nomi combaciano. E oddio, questo documento ha anche una scadenza. Ok, è la prima della giornata, se prova a truffarmi la inseguo io, porca di quelli per porca, prima che esploda. A parte che se non è colechiana, oddio, non ho controllato se fosse colechiana. Dobbiamo sospettare tendenzialmente di loro. E che adesso... autorizzazione diplomatica. Sono richiesto per discussioni diplomatiche. Aia, sì, ma signore, lei mi deve anche avere il passaporto, porca la miseria. Dov'è il tuo passaporto? Scusa, ecco qui. Zio Billy. Cos'è, un colechiano, no? È uno di import? Dovrei controllare anche i sigilli del signor Zakaria Marlov. Passaporto numero bla bla bla. Da Antegria ad Arstorska. Però qua c'è scritto import. Oddio, devo controllare. Ah no, può andare ad Antegria ed Arstorska. Ok, ok, ok. Quindi... lui, in teoria, essendo un diplomatico, non ha bisogno del documento supplementare. Ok, per un secondo mi ero caccato. Kalensk, dimmi tutto, ciccio. Buongiorno, dammi i soldi o giuro che ti picchio male la moglie. Hai arrestato 4 persone e mi devi pagare gli arretrati. Ecco la tua parte. E il resto, ciccio? Ma c'è altro da ultima volta. Ora solo questo, ma presto guadagno altro. Ma sei una chiavica, non rispetti gli accordi? Kalensk, avanti. E queste cose non mi vanno bene. E che cocchio. Zio Billy, la signora è già incazzata così di primo mattino. Allora, edilizia, quindi non è ingegnere. Ho lavoro qui, durata di soggiorno. Vengo 2 mesi. Allora, signora Sana Sidikova. Sarà anche sana, ma c'hai i documenti scaduti. Porca di quelli per porca. Non puoi entrare con un documento scaduto. Potevo venire solo ora. Quindi la possiamo rifiutare senza controllare il resto dei documenti. Ti avrei fatto passare se eri un ingegnere. Così gli davo il bigliettino e io ci guadagnavo sopra, ma per il resto. Ok, ne abbiamo fatti solo 5. Come vedete stiamo rallentando veramente un sacco. Viene per lavoro, 18-12, zio Billy. Lisa Jovska, pesca, lavoro, 2 mesi, Lisa Jovska.
Sì, è corretto, è quello tondo che deve avere la scritta. Senta, diciamo che è tutto a posto. Ecco qua. Non è che vuol fare l'ingegnere, no? Magari, non lo so, tra una sampeiata e l'altra. No, lei vuole fare la pescatrice a Darstorska, che non ci abbiamo neanche il mare, porca la miseria. Ehi, amico, ho perso carta d'identità. Credo che qualcuno ha fregato d'armadietto, ma abbiamo vinto partita. Voglio proprio tornare a casa. Ho portato questo per anni, forse tu puoi avere. Appendere al muro, Aquilotti Darstorska numero 1, campioni! Io ovviamente faccio il bastardo e dico... Cittadini solo con carta d'identità, ciuccia chi e ciuccia la manca carta d'identità da storca. Sì, amico, ho detto te, rubata. E dai, fai passare me. Mi dispiace, ma che schifo. E ho anche dato te striscione. Vedrai quando dico a mister. Yay! Posso appendere lo striscione direttamente qua, fin tanto che qualcuno non mi viene a controllare al 20° giorno. Sono un truffatore di prima categoria. Yay! Abbiamo un ingegnere. Alleluia, alleluia. Intendo lavorare. Allora, i suoi documenti sono già a posto, lo do per scontato. Cosa è questo? Loro assumono. Ma chiama loro, porca miseria. Io lavoro alla dogana, io non ti assumo di certo. Oh, oh, abbiamo un'irregolarità. Per fortuna che ho controllato. Mi era venuto un dubbio, in effetti. Durata di tuo soggiorno è diversa. Giusto, resta un anno. Eh beh, fra un mese e un anno la differenza è praticamente uguale. Se io lo avessi approvato senza chiarire questa incongruenza, probabilmente mi avrebbero ammonito. Quindi per fortuna che ho voluto essere un cicinino più scrupoloso. Durata di soggiorno, resta un paio di giorni, transito, ok. Oddio, è una colechiana, quindi a prescindere sospetto cose. I capelli sono giusti, i dati coincidenti. Jessica Punzalan. Ui, cos'è sta storia? Scusi, signorina. Questi nomi non coincidono. Ho cambiato nome di recente. Signora, guardi che facciamo controllino con le impronte noi, eh. Peraltro questi si fanno esplodere senza il benché minimo rispetto. Ora sono sporca di inchiostro. Ah, tranquilla, vedo nessun alias noto. Ma vabbè, dettagli. Cioè, vogliono venire qua a farsi esplodere e non hanno nemmeno i documenti per entrare. Non so niente di questa storia. Vai a farti esplodere in carcere, porca la miseria. Anzi, la facciamo esplodere noi. Le facciamo mangiare una marea di pandoro della Ferragni finché non mi ingrassi di 841 kg e tutte cose. Ma vabbè, dettagli. Allora, un'altra colecchiana. Zio Billy, siamo appena a 9, porca la miseria. Identificativo e vera seccatura. È difficile da avere, vale pochi giorni. Entrare a Storska è sempre più complicato. Tanto valeva non aprire confine. Signora, mi ha già fatto girare le balle ed è pure sovrappeso, si vergogni? Non per fare body shaming, e che proprio mi ha rotto le pa... Aspetta un attimo. E questa come me la spiega? C'è un'incongruenza. Sei maschio o femmina? Perché questa domanda, zio Billy? Adesso devo pure farle la fotina per il calendario 12 mesi? Oh, Dio mio, dimmi che c'è un'irregolarità nel documento. Aspetta, ma lui si chiama Ivan. E c'ha il pipino. Oh mio Dio, sei un uomo? Ok. Direi incongruenza chiarita. No, la foto magari non gliela diamo, la foto la brucio io. Bah! Tanto vale pagare mazzetta. Meno problemi e più veloce. Quando Ivan fa bah! È sovrappeso, è sovrappeso. Lasciamo stare che è meglio, non ci voglio di incocchiarmi. Da questo momento in poi devo sospettare di tutti. Ok, è di passaggio, resta solo 2 settimane. Capelli e caschetto, 60 kg, 1,75. Sì, Lovanska Anna, sembra un nome un pochettino pavano. Ehi, lalera. Stavo per non accorgermene, in effetti mi sta venendo l'ansia. E questo documento è scaduto, avevo da fare. Levati dai maroni, porcaccia la miseria. Ok, devo farne almeno 12, che sono già le 4. L'importante è rimandarli indietro, nella peggiore delle ipotesi, a meno che non si fanno esplodere qua. Ma vabbè, dettagli. Allora, abbiamo una dell'Obristan, 50... Guarda, becco già subito la scadenza senza neanche rompermi le balle. Non devo controllare né null'altro. Questo documento è scaduto, avevo da fare. Ercaccia la miseria, fuori di qui. Maronne. No, aspetta, stavo cliccando su questo, non so perché mi sono ricoglionito. Forse riesco a farne altre due. Veloce, dammi tutti i tuoi documenti. Arstorska, perfetto. Allora, Grigoriev Eric, perfetto. 15.04.79. Orca la miseria, questo c'è il contrabbando. Ma no, mi farà perdere tempo. Sei selezionato per perquisizione, denudati e tutte cose. Tiro già fuori il mio libricino, perché vi garantisco che questo c'ha un grande e grosso pacco. Ma vabbè, dettagli non in senso buono, purtroppo. Guarda, cos'è che porti? Cosa porti qua? Un'arma da fuoco! Occhio che non mi spari, porca la miseria. Ma te sei fuori di testa. Hai commesso errore venendo qui. Cosa? Ok, arrestatelo subito. Sto facendo una fatica a fare le vocine, perché vi giuro c'ho il mal di gola della vita. È il quarto video che registro oggi. Forza! Fatemi entrare il prossimo. Zio Billy, pure con la pistola. Ma l'avete disarmato almeno? Scusate. Aia, la colechiana. Sono richiesta per discussioni diplomatiche. Maria Ventresca?
Guardi, signora, il numero di passaporto non mi combacia, porti pazienza. Qui c'è incongruenza. È sicuramente errore, documento è valido. E vai di arrostino subito. Guardi, stavo per non farla entrare. Non hai autorità per questo. Ah, io no, guardi. I miei colleghi hanno tutte le autorità di cui un artorschiano potrebbe mai aver bisogno. Abbiamo 20 anni per darle le autorità in faccia un ceffone alla volta. Allora, a quanto pare ieri abbiamo spento il riscaldamento, quindi quest'oggi glielo lasciamo, ma togliamo il cibo. Se vi ricordate, ho speso circa un centone per trasferire tutta la famiglia in un appartamento di classe 7, anche se sti bastardi non se lo meritano minimamente. Almeno mio figlio non è malato, tuo figlio è malato, a lavorare in miniera. Paradiso criminale, Arstorska si fa una nuova pessima nomea. Non abbiamo mai avuto una bella reputazione, ci pigliamo per il culo da soli qua. Repubblica nega l'asilio alla delatrice d'Antegria. Io non c'entro nulla, andate a delatricizzare a casa vostra. 6 dicembre 1982. Spero che Kalensky venga a pagarmi. Bravo, no, un secondo ci avevo sperato. Ispettore, aspetti che sto mettendo via la roba. Il Ministero della Giustizia ha richiesto il nostro aiuto. I bollettini quotidiani conterranno ora un elenco dei 3 criminali internazionali più ricercati. È vero, mi ero dimenticato. Confrontare i richiedenti con le foto segnaletiche e arrestare immediatamente eventuali individui sospetti. Gloria d'Astorska. Oh mio Dio. Ok, allora teniamoli tipo qua in parte, perché vi garantisco che mi dimenticherò proprio una cifra di controllare le loro foto. Aspetta un secondo. Signora, scusi, ma mi prende per il chiurlo. Ho trovato una piccola incongruenza. Forse conveniva a te non venire. Non ho niente da dire. Ah, guardi, avrà 20 anni per parlare con i nostri agenti. Curioso vedere te qui, proprio quando iniziamo a cercare criminali. Criminali? Di cosa parli? Forza, forza, portatela dentro la furbacchione, che stracocchio. Avanti il prossimo. E fuori una. Potremmo ancora, forse sgamare qualcun altro. La giornata è ancora lunga. Abbiamo iniziato... Oddio, il colecchiano no, eh. Vengo a vivere con mia moglie. Ma sei fuori di testa. Quindi immigrazione è per sempre. Aspettate che non c'ho più spazio qua. Stracocchio, 7.11, signore. 7.11, il documento è scaduto. Non puoi entrare con documento scaduto. Deve essere errore di stampa. Ti stampo 2 ceffoni in faccia se non ti levi. Forza, forza, forza. Che ho la famiglia da mantenere io. Sia quella di Arstorska che famiglia in giro per gli altri stati. Ma insomma ci siamo capiti. Deve vedere amici per 2 settimane. Paio di settimane, perfetto. Ah, naderina, avevo letto merdina. Non so perché ho fuso mer e vabbè, insomma, ho fatto tutto per conto mio. Capelli lisci, 51 kg, 1,69. Ansia che mi sta salendo. Il coso sembrava corretto. Ok, fate passare la signora. Oh, zio Billy, nessuno che mi fa i complimenti perché c'ho lo stendardo degli aquilotti. Vabbè che qui ci sono immigrati, porca di quelli per porca. Aspetta che non ho controllato le facce nel frattempo. Ingegneria, bene bene bene, quindi do per scontato che sia tutto a posto. Prendi tutto. Cosa è questo? Signore, lei viene per lavorare, quindi non rompa le balle. Aspetta che controllo, 82, 180, sì. Dai, 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 Lonino, fidati del tuo intuito da grande videogiocatore e pessimo controllore della dogana. No, vabbè, dai, stiamo andando abbastanza spediti. Avanti, il prossimo. Vediamo un po'. Zio Billy, signora, anche lei pettinata con i mortaretti quest'oggi, eh. Jostema Rinnert. No, mamma mia, vengo 8 settimane. 49 kg. Yes, 1,50... 1,52? Quale universo parallelo, signora? Mi alta 1,70 m e qualcosa, scusi. Tua altezza è diversa. Variazione naturale. Eh beh, certo, è dall'ultima carta d'identità. Ha tirato su 20 centimetri. Ma stiamo scherzando. Rinnert Jostema. Vediamo un po' se le improntine combaciano. Ai ai ai. Lei non è la signorina. Tue impronte non coincidono con archivi. Per favore, fai passare me. Guardi, se aspetta 20 anni passa di sicuro. Le passa la voglia di vivere, molto probabilmente. Cosa è questo? È un nostro dipendente che la porta in carcere. Mi piace essere esplicativo con le vittime. Con i clienti. Vabbè, insomma, con gli immigrati. Signore. Signore o signora. C'ho un dubbio pure io. Guardi qua, guardi qua. Ma non si vergogna. Hai viso interessante. Fai passare me o la pachi. Guardi, non ci sono problemi. I nostri agenti saranno felicissimi di pagare al posto mio. Vada fuori. Maledetto rompiballe. Cioè, voglio dire, con tutta la gente che arrestiamo, sta gente dovrebbe passare la voglia di andare alla dogana. Io la butto là. Ok, siamo a 7, sto andando alla velocità della luce. Merda, ho commesso un piccolo errore. Io prego, restituisci i documenti. Signore, mi ha dato veramente 2 visti di entrata. Ma allora sei stupido. Ma stiamo scherzando, che cosa succede? Succede che sei un imbecille. Oh, io ci guadagno con tutti questi arresti, eh. Ho commesso un piccolo errore. No, hai fatto una cazzata di proporzioni bibliche.
Ma che giornata, figlioli, ma che giornata. Allora, 78 kg, 1 e 7, non riesco a vedere. Vengo 14 giorni. Per il resto, Andrei Sokolov, bla 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 bla. Ok, mi sembra che le date siano corrette. L'ho un pochettino accelerata questa, eh. Forza, forza, c'ho un cago tutto qua, cioè, e mi esca il bigliettino, porco canaglia. Mi domando se arriverà anche il terzo criminale a sto punto. Mi trasferisco qui, no. Non ti trasferisci perché non mi hai dato il passaporto, zio, e anche Billy. Dov'è il passaporto? Cosa è il passaporto? Grazie del talloncino. Ti farei 8 milioni di tagli con la carta, porca di quelli per porca, che ti sbruciano per una settimana. Ah, non è possibile. Però siamo a 10 nel frattempo, eh. Allora, visto dentata dell'Obrison, sono di passaggio, durata di soggiorno. Sempre 2 settimane per passare, sta gente. Germina Tudiskova. Detta, c'ho un nome di merda per gli amici. Allora, il documento è ancora in corso di validità. Non dovrei fidarmi, perché prima o poi mi passa un ulteriore terrorista, questo è poco ma sicuro. Dopo il 10 il rischio aumenta a livello esponenziale. Vabbè, bisogna controllare tendenzialmente quelli della colecchia. Eccola qua, questo è un terrorista, ve lo dico io, se... Eccola. O quantomeno è uno che c'ha cose dietro in congruenza rilevata. Sei selezionato per perquisizione casuale, olle. Pensate se si facesse esplodere qua dentro, che fregatura. Perché dice, tanto mi stanno per arrestare. A sto punto faccio boom direttamente. Pec, non hanno tirato fuori il coso. E vediamo un po' cosa emerge dalla fotina. Wow, ma guarda un po' il furbacchione, signore. Hai commesso errore venendo qui, riesci a vedere? Hai una canna grande e grossa o sei contento di vedermi? Eri contento di vedermi? E dimmelo che ti lasciavo passare, allora. Poteva nascere un amore. Avanti prossimo, dai gente. Oh mio Dio, non sono neanche le 3. Zio Billy, quanto stiamo andando spediti. Ok, abbiamo una consulente delle Federazioni Unite, 45 kg, 1,61, diciamo di sì. Lavoro 2 mesi, no, non stavo neanche controllando. Lavoro 60 giorni. 19,03, 17,0. Eccole qua. Com'è possibile che questo documento che richiediamo solo da oggi sia anche scaduto? Potevo venire solo ora, cioè non dovrebbero neanche averlo tecnicamente. Aspetta, aspetta. Ok, a posto, avanti il prossimo. La trama di questo gioco si sta infittendo. Allora, Federazioni Unite, immigro da Sorska. Aspetta, mi manca il documento supplemento. Questo qua mi pare che fosse... Sì, perfetto. Dov'è identificativo? Cos'è identificativo? Lo sapevo, ti devi levare dalla ciolla. Vai ad immigrare da un'altra parte? È che a me rompe le palle rimandarli a casa. Preferisco arrestarli, che almeno lì ci guadagno in fin dei conti. Documenti, prego, Arzorskiano. Ok, 95 kg, 1,69 diciamo di sì. Distretto Wozenfield è corretto, 18,840, 18,840. E senti, diciamo che sei a posto. Se cominciano ad ingannarci pure i nostri concittadini, è la volta buona che mi incazzo come una iena, ve lo dico onestamente. E che a un certo punto mi dovrei fermare, che sento il profumo del denaro semplice. Arstorskiana, lei lira, 53 kg, 1,72. La data di nascita corrisponde e mi entra anche lei. Zio Billy, mai vista una roba del genere. Forza, 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 che qua batto il mio record. Cioè, non so quale fosse il mio record. Diciamo che non andiamo oltre perché qua rischiamo veramente un sacco. Antegria, immigra per lavoro. 30 giorni, un mese, ATCM, Sasha Yagor. Dove boia? C'è troppa roba. Mi sta salendo l'ansia, 63, 1,81. Direi di sì. Ok, basta, è l'ultima della giornata. Non crearmi problemi, ti prego non farti esplodere. Oddio, ne faccio un altro. Ultimo, 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 ultimo. E basta. Ce la faccio a colechiana questa. No, Repubblica, per un secondo mi ero sbagliato. Transito attraverso prese, 14 giorni. Perfetto, ok. Che ansia. 7,12, scade domani il documento, 63 kg. Sembra tutto a posto. No, aspetta, 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 aspetta. Non mi ero accorto di questo. Ho letto erroneamente 5,12, sopra era ingannevole. Non puoi entrare con documento scaduto. Oh, quando la, come cocchio si chiama, Tessi fa, oh, se ne torna a casa, se ne torna a casa. Oh mio Dio, no, vi giuro, mi fa male il braccio e non in senso buono. Tuo figlio ha bisogno di medicine, è diventato uno scassapalle. Miglioria disponibile, doppio clic per ispezione rapida. Allora, la miglioria alla guardiola la voglio, ci hanno fame, quindi gli diamo il cibo, le medicine al figlio, ma togliamo il riscaldamento, così risparmiamo un cicinino, che poi quanto cocchio di freddo non fa da Tosca, se dopo 2 secondi mi si ammalano tutti. Rivoluzione nella chirurgia spinale, le migliori menti da Sorska dietro la scoperta, questa ce la siamo inventata. Qua la gente muore per un'unghia incarnita, non voglio mentirvi.
Porco canaglia. 7 dicembre 1982. Cioè, davvero, mia moglie è andata lì per le doppie punte, è tornata a casa pelata. Ok, allora abbiamo i criminali del giorno. Aspetta, nessuna novità? Mi date solo i criminali e basta. E non mi dite neanche un ispettore. Ma che delusione assurda. Cioè, no, io non inizio a lavorare in questo modo. No, io qua concludo la serie. Voglio un documento che dica ispettore. O io qua non inizio la giornata. Ok, al diavolo, va bene, che sennò qua non mi licenziano. Qua mi sparano direttamente, sarà Kalenska a spararmi. Così non mi deve neanche pagare. Documenti, prego. Aia, il colechiano così di primo mattino, no però, Solo visita, resto un mese, ok, 85 kg, 1,79 diciamo di sì. Signor Claudio brilla, lui brilla di menso. In pratica non brilla anche l'esplosivo, 17,12. Spero che non ho controllato i numeri. Eccole qua, vedi che mi era sfuggito qualcosa. Sto colecchiano di M. Questi numeri non coincidono, è sicuramente errore. Documento valido. Aspetta qui, che cosa succede? Guardi, la facciamo aspettare un po' più in là per una ventina di anni. Se pazienta un attimino. Ah, porco canaglia, forza signora, mi faccia girare le palle. Documenti, prego. Morte e distorsione. Ah, mi hanno dato una bomba. Aiuto, un aiutino veloce. Ah, scusate, chi vuole una bomba? Butta via la bomba. Che cocchio me ne faccio? Aiuto Kalens, che viene a darmi una mano, ciccio. Che cosa succede? Oh, ah, cos'è questo schifo da dilettanti? Ma dobbiamo evacuare per robetta così? Certo che no. Disattiviamo, apri coperchio. Sicuro di quello che stiamo facendo? Kalens, che sta facendo bippete. Stupido terrorista idiota, non ha nemmeno messo schermo. Che cosa devo fare ora? Questa è bomba peggiore che ho visto, proprio da scemo. Taglia fili in ordine giusto. Ah, ok, ci sono i numeri. Quindi 1, 2, 3. Ci hanno lasciato pure i numeri per davvero. Ben fatto, torniamo al lavoro. Ma dobbiamo chiudere presidio. Stronzate, oggi devo guadagnare. Dai bomba a me, vendo materiali, do percentuale a te. Sicuro? Che ferraglia. Io penso che non vale molto. Chiama prossimo immigrato. Ok, non mi aspettavo tutti sti casini. Mi ero dimenticato del tizio che ti molava la bomba. Magari arrestiamo la signora che mi ha mollato l'esplosivo. No, io la butto là, ma vabbè, dettagli. Allora, 53 kg, immigrazione per sempre, 3183. Marcella Santos Marcellina, questa foto c'ha qualcosa che non va, Abbiamo qualche domanda per te, fai passare o me la paghi? Guardi, sarò felice di pagarla non appena avrà risposto a 20 anni di domande minimo. Forza, me la togliete dalle balle la criminale? E fuori una? Mi sa che ho dimenticato un ingegnere, perché sto biglietto gira da troppo tempo. Se siamo fortunati magari arriva... Eccolo qua! Neanche detto colechiano, un ingegnere colechiano. Adesso sospetto cose, guardi, prenda il documento. Cosa è questo? Ma sapete leggere? Ho capito che siete ingegneri, quindi numeri tutte cose, ma almeno leggere. Dai, rimaniamo fedeli alla mia teoria, anche perché quella cocchio di bomba mi ha fatto perdere una marea di tempo. Dai, che sono già le... Ah, sono appena le 10, mi sa che il tempo ha rallentato. Aio! È entrato? Ah no, sta entrando adesso. Dicevo, il tempo ha rallentato durante il segmento della bomba. Allora, Daniele Webster. Ho lavoro qui, durata di soggiorno, vengo 2 mesi. Aspetta, Daniele Webster. Come Webster? Non è Webster. Ah no, è Webster, scusi. 17,12. Capelli lunghi, no, aspetta, non hai i capelli lunghi, hai i capelli a caschetto. Ah, vedi che c'è qualcosa che non va. Questo non sembri tu, è bene o male? No, adesso devo perdere tempo a controllare le improntine. E poi dirà che la signorina Daniele Webster. Ci scommetto quello che volete, che ho perso il mio tempo. Dati coincidenti, ma porca, quanto odio sto gioco ogni tanto. Prenda tutto, non c'ho voglia, vada avanti, non crei problemi. Solo le tiro io le bombe, altro che i porchi. Avanti! Ma cos'è oggi? Oh no, è ritornato il tizio dell'Ezic. Ti pareva. Dai a me i documenti in codice. Tenga che sennò qua mi arrestano entrambi. Un attimo di pazienza, ciccio, un altro me ne ha dato. Entrambi gli agenti rifiutati. Vittoria impossibile senza tuo aiuto. Il ruolo dell'ordine è mutato dalla nascita d'Arstorska. Quando la tirannia finirà, svaniremo di nuovo. Si levi dalle balle, per favore. Ma possiamo avere una normale dittatura nei limiti del possibile? E che cocchio. Signora, quanto è bassa? Zio Billy? So, metta dei tacchi a spillo o qualcosa. Mi trasferisco qui. Testa piccola. Ah, c'era più... Beh, per altezza 170 cm in quell'universo parallelo sta qua. L'ho presa per il culo appena entrata. Tua altezza è diversa. Forse scarpe sono diverse. Ok. Non dico che... Magari quando sei andata a fare la foto ci avevi tipo i tacchi alti 26 cm. Ma porca di quelli, per porca. Penso che sia giusto un attimino illegale. Dati coincidenti, pedavero? Quindi la devo far passare, ma mi prendete in giro? Ok. È una questione di scarpe.
No, ti giuro, ci sono rimasto un po' male. Ero sicuro. Forse qualcuno ha sbagliato a fare i documenti. Cioè, da queste parti non mi stupisco più di nulla, purtroppo. Zio Billy, quanto sei brutto, porca la miseria. Allora, lui fa una visita ai parenti. Descrizione baffi. Poco generica, così rimango pochi mesi. Perfetto, XD4. Dopo è Wintro Wilhelm. Che nomi de merda che ci avete voi altri. 16-12. E 20-11-1982. È scaduto il visto d'entrata. Non puoi entrare con documento scaduto. Oh, ecco, fai a fare oh da un'altra parte. Non vai a fare oh nel mio ufficio. Che stracocchio. Sti extracomunitari che entrano e ti fanno oh all'improvviso, ma dimmi te. Oh, un arstorschiano, 89 kg, 1,75 direi di sì. Wozenfield è corretto. Roberto Gunning. Roberto! Aspetta, ah, robè, scusi, ma ci sono un po' di cose da controllare. Sei donna oppure uomo? Passaporto è corretto, ma non puoi darmi una risposta? No, lui dice controlla documento, quello che dice documento va bene. No, i documenti mentono, li abbiamo letteralmente fatti a culo, non so se avete notato. E Roberto è donna uomo? Roberto è molto uomo, quindi questa come la risolviamo? C'è una piccola incongruenza? C'è un problema nei documenti. Oh! Ma perché? Tutti che fanno oh e poi li arrestiamo. Ora avrai 20 anni per fare oh mentre ti picchiamo come non ci fosse un domani ogni santo giorno. Ah, dimmi te, probabilmente farai anche molto ah! Ma vabbè, dettagli. Allora, ok, abbiamo già raggiunto la quota giornaliera. Vincenzo Vischi Julius. Descrizione vista buona. Come faccio a verificarla, scusi? Faccio tipo l'oftalmologo e gli dico mi lega le tre linee di lettere e tutte cose. Ma ti pare il caso? Ma zio Billy. Allora, 8-12, 7-12, 16-11-84, ok. Almeno i documenti non sono scaduti. 9-T, eccole lì. Era completamente differente, peraltro. Scusi? Questi numeri non coincidono. Controllo di nuovo. Ho capito che la vista buona ce l'hai tu, ma non è che sono io automaticamente mezzo ciecato? Fatti vedere in faccia? No, è vero, c'ho la vita mezza sfocata. Lasciamo stare, avanti il prossimo. Aia, qua lampeggia. Lonino, quando lampeggia, anche il tolone fa... Oh! Che meraviglia, che meraviglia. Allora, abbiamo una di Repubblica. Sono rappresentante diplomatico. Marianna Co? Il sigillo potrebbe essere... Mariannuccia! Il sigillo sarà anche buono? Ma sei un criminale. Hai viso interessante. Tuo tono non mi piace. Guardi, non ci sono problemi. Il tono di voce dei nostri guardie è nettamente peggiore. Quindi passerà 20 anni a sentire la mancanza del mio di tono. A calci in culo ti faccio sentire i toni, porca la miseria. Tony, Pieri e anche Giorgio. E che stracocchio. Ok, abbiamo un altro di Integria. Allora, mezzo secondo, 74 kg, 1,79. Ok, aspetta, cos'è? Rimane un mese, visita 1,1,83 e K4. Aspetta un attimo, adesso ho notato, al permesso d'entrata manca... Dove puoi... No, finito il giorno lavorativo, porca miseria. Vabbè, permesso d'entrata manca il bollo. Completamente assente, porca miseria. Questo documento è falso, non ne so niente. Magari veramente non è colpa sua... E qualcuno ha fatto cazzate quando gli ha consegnato il documento. Cioè, siamo a Darstorska e all'ordine del giorno un errore del genere, eh? I nostri dipendenti sono rinomati, come ho detto, per essere degli imbecilli. Fine di giorno 15. Cosa hanno? Freddo! Perfetto, oggi gli diamo riscaldamento e gli togliamo il cibo. Oh, il mio stipendio si sta ripigliando. Che poi voglio dire, se non fosse che sto lavorando come non ci fosse un domani. Ah, le migliorie le abbiamo tutte, non mi ero accorto. Cioè, sta famiglia morirebbe di tutto, morirebbe di stenti, porca la miseria. Cioè, se muore anche lo zio, la nonna, amen, vabbè, la suocera. Ministeri, lotta per il personale, penuria di soldati e guardie esperte, consolidamento e trasferimento al confine. Guardie dimezzate, saremo ancora al sicuro? Oh no, questo vuol dire che Kalensk non ci può più dare una mano? Potrebbe essere giusto un piccolissimo problema. 8 dicembre 1982. Ma devo lavorare anche durante le festività. Vabbè che qua a Darstorska non gliene... Oh oh, vedo la chiavina. Dicevo, non gliene frega nulla a nessuno. Ispettore! Vedo che si sono accorti che ieri mi sono lamentato. Il Ministero della Giustizia ha riassegnato il contingente di sicurezza altrove. Oh mio, miseria, non c'è più nessuno. L'ispettore dovrà contrastare direttamente eventuali violazioni del confine. La chiave in dotazione dà accesso a un fucile tranquillante allo scattare dell'allarme. Verrà assegnato un bonus per ogni violazione del confine impedita e uno minore per i colpi andati a vuoto. Ok. Quindi com'è che funzionava? C'era un coso in cui inserire la chiave e poi devo sparare. Oddio. Ok, io la chiave la tengo qua, pronta all'uso, perché sicuramente ne... Aspetta, vabbè, sì, lascia lì, va bene, dicevo, sicuramente ne avremo bisogno. Oh, Kalensk.
mio amatissimo Kalensk che mi pagavi. Hai arrestato 14 persone. Ecco, per bonus e per vendita da parte di bomba. Sposta la nostra stazione in prigione. Prendiamo ancora bonus, perciò tu arresta. Non vengo più, visita qui. Lascio soldi a casa tua. Notte sì e notte no. Si bomba mia moglie. Questo si bomba mia moglie. Oh, contento te perché mia moglie è cessa. Ma vabbè, dettagli. Dovrebbero avermi pagato molto. E basta? Pensavo molto molto più denaro, a meno che non ci siano più banconote qua sotto, ma vabbè, dettagli. Ma non c'è un portafoglio, perché lasciarli qua mi fa abbastanza strano. Signore, il passaportino l'hai proprio dimenticato e non cominciamo bene la giornata. Passaporto è richiesto, scusa, ecco qui. Si buggasse male il portafoglio. No, scusa, si buggasse male il passaporto, volevo dire. Per il resto mi sembra tutto corretto, dai, approvalo, approvalo, approvalo. Devo recuperare il tempo perso, forza, 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 forza. Vabbè che sono le 7 del mattino, eh. E che non ho avuto neanche tempo di far colazione. Mia moglie e Kalensk stavano facendo rumore stamattina, ma vabbè, dettagli. Allora, Grey Kyle, un'artoschiana, 55, 1 e 57 coincide. Sembra tutto correggiuto. Aspetta un secondo. Ma ti pare il caso? Abbiamo qualche domanda per te, tuo tono non mi piace. Ma perché? Ma una collega artorschiana che mi tradisce così? Non ti facciamo più entrare al baretto! Cioè, sarai anche morta ora che ti fanno uscire? Cioè, ti fanno uscire morta. Insomma, il senso del discorso l'hai capito? Questo vuol dire che oggi dovremmo assolutamente usare la chiave? Quindi la mia giornata sarà matematicamente... Signora, vengo per ragioni mediche. Tuoi documenti sono incompleti, io prego. Intervento che serve vietato in collecchia. E comunque non fido di dottori laggiù. Solo Arstorska ha chirurghi bravi. Oh marone. Cioè questi sono convinti che abbiamo i medici buoni. Ma vi rendete conto? I nostri medici si imbriacano ancora prima di iniziare la giornata lavorativa. Ma mi hanno anche pagato. Che faccio? La devo rimandare indietro, signora? Il passaporto, mi dispiace. No, beh, non il passaporto, scusi. Il permesso d'entrata, porti pazienza. Non hai documenti giusti. Sì, non danno documenti per operazione. Scusi, ma io la devo rifiutare? Mi dispiace. Aspettavo questo. Io non so quanto sopravvivo, ma a te non importa. Vada via, signora, per favore. Spero che tu mai finisci a posto mio. Signora, i soldi, i soldi. Ah, è che stato sta per schiattare. Vabbè, se arriva il marito o qualcun altro della famiglia a farmela pagare, so cocchi. Allora, transita verso altro paese. Ok, Ivan Odinsov. Sembra tutto corretto, numero corretto, non sei un criminale. Dai, cerchiamo di farlo passare. Tanto lo sappiamo che arriverà un criminale. Devo tenere pronta questa cocchio di chiave. Mi pare che comparisse da questa parte il coso delle armi. Sono un pochettino in ansia perché so... Io sono tornato, quanti ingegneri hai incontrato? Ho avuto 4 chiamate. 3 erano ingegneri civili, inutili. A me serve meccanici, ho detto, ma va bene, ultimo era buono. Grazie per l'aiuto. Wow, un token e una marea di denaro. Cioè, quanti soldi mi porto a casa quest'oggi? È qualcosa di incredibile. Vabbè, sappiamo già che lui è a posto, non penso che avrebbe motivi per fregarci. Gloria d'Arstorska. Che culo, praticamente un cliente gratis. Ok, mettiamo via il bollettino dei criminali. Aspetta che lo controllo mentre arriva. No, lui sembra a posto. Lo tiro fuori di volta in volta. Allora, abbiamo un altro cittadino di Arstorska. Ah già, questo non si controlla. Città paradisna, è giusto. Come vascillo, non era vescillo? Mappa, Arstorska. Vescillo, vedi che me lo ricordavo correttamente. Olè, abbiamo incongruenza. Questa carta contiene dati falsi. Non capisco. Davvero? Oggi gli arstorschiani mi stanno facendo incocchiare? Ma stia scherzando. Se ne vada, porca la miseria, la esilio io direttamente. Che stracocchio. Avanti il prossimo. Forza, 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 che devo andare a vedere la partita. Anche se il tizio non giocherà molto probabilmente. Ah no, questo non mi serve. Allora, Nikolai Manovale, Kirce, Vera Glorian, Zio Billy. Il resto un anno intero. Eccolo là, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Datemi coso, datemi coso. Prendi l'arma, prendi l'arma. Ok, ce l'abbiamo. E boom, a te, presa in pieno. Ragazzi, per davvero? Poi devo capire io come faccio a sparare, ma insomma ci siamo capiti. C'ho tipo la torretta di guardia. Giornata interrotta per attacco terroristico. Tuo figlio ha bisogno di medicine. Vi giuro, secondo me è il figlio di Kalensk a sto punto. Perché c'aveva la moglie sempre malata e tutte cose. Che a sua volta la moglie di Kalensk era sbattuta dal suo vicino. È un casino, è un inciuccio amoroso da ste parti, qualcosa di assurdo. Quindi abbiamo detto che c'hanno fame, gli togliamo il riscaldamento, ma lasciamo le medicine al figlio. Mazzette 40, 45 basta? Più 20 di bonus cecchino. È che non ho guadagnato niente col lavoro?
No, io vi giuro, mi sto incocchiando. Ma come non ci fosse un domani. Incidente di Griesin. Sicurezza in primo piano. Previste nuove violazioni. Delatrice Dantegria respinta dalle Federazioni Unite. Sta delatrice e ne riesce a avere 5 minuti di pace. Però sì, non è possibile che io debba far da solo. Cioè, sono l'unico che gestisce tutto la dogana qua. Mo devo mettermi pure a sparare. Se mi date anche del moccio, del glassex e via dicendo, faccio anche la donna delle pulizie, così a tempo perso. Buona gente, direi che anche per questo episodio ci possiamo fermare qua. Spero che vi stiate divertendo, anzi spero che vi andiate a divertire. Mi raccomando, godetevi un buon capodanno e tutte cose. A meno che non abbiate visto questo video il primo di gennaio. Quindi siete delle persone orribili, perché i video del telone vanno guardati appena usciti. E voi direte, ma avevo un'emergenza familiare. Col cocchio, prima si va a vedere il video del telone. Vabbè, ad ogni modo, figlioli, buon capodanno, buon 2024, buon tutto. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti vi recapito io una bomba e no, non ci saranno i numerini per disinnescarla. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!